Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi dell'esercizio più famoso del mondo, penso che sono le flessioni o i piegamenti, dipende come vengono chiamate. Prima cosa vorrei parlare di dolore alla spalla, dolore al polso legato ai piegamenti, quindi per le persone che hanno già un problema articolare o muscolare e quindi vogliono fare questo esercizio o includerlo nella loro, diciamo, nei loro allenamenti, e poi l'altra cosa, come fare i piegamenti nel modo giusto, quali sono gli accorgimenti che dobbiamo avere per poi svolgere l'esercizio nel modo giusto e nel modo efficace. Allora, prima di tutto, avere dei problemi alle spalle non vuol dire che non bisogna allenarsi, ma bisogna comunque allenarsi nel modo giusto. Negli ultimi studi scientifici è stato dimostrato che esercizi di catena cinetica chiusa degli arti superiori, che in poche parole vuol dire esercizi come i piegamenti o i piegamenti al muro, eccetera, eccetera, dove appunto l'articolazione più distante, cioè il polso, è bloccata, hanno benefici maggiori a lungo termine per quanto riguarda il dolore. Cioè, i pazienti che nel programma terapeutico costruito dal fisioterapista avevano degli esercizi di questo tipo, a lungo termine hanno avuto degli effetti migliori sul dolore, eccetera eccetera. L'altra cosa, accorgimenti al polso. Tante persone hanno un polso che è limitato in estensione, cioè che non riescono ad andare troppo oltre in questa direzione. Ha parlato di questo anche Fabio nel video della verticale. L'idea è la stessa: se ho un polso che non mi va in estensione e ci metto sul peso, poi mi darà dei problemi. Quindi per prima cosa bisogna lavorare sulla mobilità del polso. Allora, vediamo il polso in estensione. Appoggiamo per terra e andiamo in questa direzione. Andiamo a vedere fin dove riusciamo a portare il polso in estensione. Se oltre un certo punto ci dà fastidio e poi ci dobbiamo mettere proprio in questa posizione per fare le flessioni, giustamente, se fa male senza peso, figuriamoci quando ci mettiamo tutto il peso del corpo sopra. Quindi un esercizio che potremmo fare è quello di andare gradualmente a recuperare l'estensione del polso. Appoggiamo e leggermente andiamo a estendere. Con l'altra mano, in questo caso con la mano destra, la posiziono in questo modo, spingo in questa direzione e vado con il braccio sinistro in estensione, mantenendo la pressione con la mano destra. Questo è un esercizio di mobilizzazione in estensione del polso per aumentare la mobilità. Però non è che dobbiamo avere tutti la mobilità del polso per fare i piegamenti, possiamo aggiungere uno spessore. Intanto lavoriamo con l'esercizio per recuperare l'estensione, quando avremo l'estensione lo faremo senza. Intanto possiamo usare due spessori da appoggiare su questa parte qua, di modo da non avere il polso totalmente in estensione ma leggermente sollevato. Poi, in base al vostro livello, potete aumentare o diminuire il livello dello spessore. Allora, per chi non avesse mai fatto le flessioni in vita sua, spessori, nel caso avessimo un problema di estensione, ci appoggiamo sulle ginocchia su una superficie morbida, appoggiamo e andiamo su. In questo modo siamo in un livello di difficoltà abbastanza facile, fattibile quasi per tutti. Step successivo, quando riusciamo a fare 10 o 15 ripetizioni di questo esercizio per almeno due serie, allora possiamo andare a fare i piegamenti fatti nel modo giusto. Quindi, con o senza spessore in base al problema del polso, ci appoggiamo sulle punte dei piedi, la schiena non deve essere stesa né flessa, ma manteniamo in posizione neutra e andiamo giù. Ok, quindi ricapitolando, i piegamenti sono degli esercizi bellissimi per quanto riguarda il rinforzo della parte superiore del corpo, addominali, pettorali, tricipiti, eccetera eccetera. Bisogna avere degli accorgimenti giusti, cioè polso, abbiamo detto, spalla. Non abbiamo preso in considerazione il gomito, non perché non serve, ma perché sennò il video diventerebbe troppo lungo, perché è un'articolazione anche complicata, anche perché i problemi principali non sono al gomito ma al polso e alle spalle. Quindi abbiamo detto, nella riabilitazione, gli esercizi come questo a lungo termine aiutano al miglioramento del dolore. E poi, se volete includere un esercizio di questo tipo nei vostri programmi di allenamento, state attenti al polso, nel caso non aveste abbastanza mobilità, per non andare incontro a tendiniti o problemi articolari al polso, o aggiungiamo uno spessore e intanto lavoriamo per recuperare l'estensione del polso. Se l'estensione non la vuoi recuperare,
usa uno spessore. Facci sapere cosa pensi del nostro video. Prova a fare questi cambiamenti nel tuo programma di allenamento e nei piegamenti. Per chi non avesse mai fatto un piegamento nella sua vita, sono degli esercizi bellissimi. Prova a farli sulle ginocchia e facci sapere come va. Al prossimo video.